nella sua interezza Don Paolo Santi, prete, vescovo e cardinale, a cavallo tra popolo e dicasteri vaticani, tra la gente e i palazzi apostolici, tra le rigide regole della curia romana e i bisogni spiccioli dei pellegrini a caccia di risposte e di identità. Essere gente e farsi gente per comprendere, interpretare, scavare tra le notizie provenienti ogni giorno da ogni parte del mondo, filtrarle per trasformarle in altri messaggi da trasmettere alle infinite comunità cattoliche a nome e per conto della Santa Madre Chiesa. È il suo lavoro che per decenni lo vede impegnato come responsabile dell'equipe in segreteria di Stato, prepara e redige tutti gli interventi pubblici, discorsi, contribuisce a realizzare le encicliche papali. Oggi si può rivelare quello che lo stesso nostro Don Paolo raccontava ad una persona a lui cara a proposito del suo delicatissimo e faticosissimo impegno ai vertici della Chiesa, strettissimo collaboratore di San Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, dopo aver lavorato per anni nell'ufficio degli affari generali accanto a Paolo VI e a Giovanni Paolo I. La Chiesa, spiegava, vive nella storia in luoghi e momenti precisi. L'oggi incombe e si sa con quale forza d'urto interroghi e richieda risposte urgenti, valutazioni, giudizi. L'evoluzione delle condizioni economiche e sociali fa saltare e rimettere in discussione molti schemi. La rivoluzione tecnologica altera equilibri, comportamenti, acquisizioni. Il problema dei bisogni essenziali si ripropone sempre drammaticamente. Le perenni ferite simboliche che si possono subire sulla via che da Gerusalemme scende a Gerico sono tante e a farsi buon samaritano può non essere più sufficiente il solo soccorso in termini tradizionali. Ricchi e poveri, profitto e lavoro, sfruttatori e sfruttati. Occuparsi dei beni essenziali della vita e della gente, per poi passare alla loro considerazione in una prospettiva diversa, e cioè i pani, i pesci, l'acqua, il vino, l'olio, l'asino, il lavoro, la fatica, la ricompensa, il riposo. Sullo sfondo il discorso delle beatitudini, nel mezzo coinvolta naturalmente la Chiesa, dalla sua Evangelo e il modo che usava Gesù nell'accostare le persone. Don Paolo, fratelli cari, racconta che è fondamentale chinarsi sull'uomo colpito al ciglio della strada, scrutarne e capirne le nuove piaghe, vedere il senso di un cammino, comprendere che cosa veramente si possa fare, perché la parola del Papa deve essere una parola che seduce, conquista e convince il pianeta. E tutti noi ricordiamo ancora con emozione lo straordinario discorso che il pontefice San Giovanni Paolo II pronuncia davanti al Parlamento italiano, quando con le parole scritte con la collaborazione propria di Don Paolo, queste parole scuotono i banchi dei deputati e dei senatori, un ricordo indelebile di persone di una persona di grandissimo spessore e allo stesso tempo di intensa umanità. Quando spiega che il tratto distintivo dell'Italia contemporanea sembra consistere nella difficoltà di affermare la propria identità, di saper scegliere i percorsi ai quali affidare il proprio cammino, di mostrare la capacità di decidere e di operare e di poter stare ai tempi
della complessità e della globalizzazione. Il nostro si potrebbe definire il paese del ni. Le cattive strade sono oggi quelle del conformismo peggiore, oppure il rifiuto ideologico, nostalgico e sentimentale, nelle bandiere e nei simboli, che però nel frattempo hanno perso il loro valore di corrispondenza con la realtà. Per Don Paolo, in mezzo a questo dilemma irrisolto, c'è un mondo che non ha senato, che non ha sanato, anzi ha acuito le disuguaglianze. La disuguaglianza è realtà quotidiana, la qualità della vita peggiorata, l'assenza di prospettive porta con sé rabbia e frustrazione. E con orgoglio e gratitudine a Dio, fratelli cari, che possiamo affermare che questa nostra chiesa parrocchiale, questo nostro altare, questo nostro paese hanno offerto sicuramente a Don Paolo e al cardinale Salvi radici forti, solide e durature, tanto quanto la famiglia guidata con rigore e amore da mamma Rosina e da papà Francesco, che non solo ai piccoli Stefano, Oreste e poi a Pierangelo, ma anche a Paolo insegnava come si conduce un bue davanti al carro verso le vigne di Bicogno o di Rovile o di Borghetto, tanto quanto le serate invernali trascorse nella stalla della grande casa di via Brugnone ad ascoltare i discorsi e i racconti dei parenti più anziani, come quelli del cugino Tunen che, tenendolo sulle ginocchia, gli narrava le peripezie della grande guerra e gli dipingeva azioni e volti degli austriaci. E in Germania Don Paolo ci sarebbe finito davvero molti anni dopo come collaboratore in una parrocchia a farsi le ossa, esperienza che certo gli servirà per poi lavorare sodo all'ultima enciclica del Papa tedesco Benedetto XVI. In questa nostra parrocchia Don Paolo vive momenti cruciali e decisivi della sua esistenza, dal battesimo alla sua prima comunione alla cresima, l'incontro fondamentale con la stretta burbera ma generosa e con la disponibilità del parroco Don Pietro Servetti, che per primo forse individua i grandi talenti di questo ragazzo e lo segnala in curia. Poi i servizi continui durante gli anni del seminario ad Acqui e l'emozione della sua prima messa celebrata proprio qui nel suo paese, in questo altare, il giorno di San Pietro e Paolo dell'anno 1958. Tanti momenti vissuti nella nostra parrocchia, molti dolorosi, come i funerali celebrati per la mamma Rosina e papà Francesco, via vicina, e per gli amati fratelli Oreste e Don Stefano, ma anche momenti lieti e indelebili, come le ripetute visite che l'arcivescovo ha donato alla nostra comunità parrocchiale. In questi giorni sono andato a vedere anche i nostri registri parrocchiali e ho visto le volte nelle quali ha amministrato il sacramento della confermazione, così come quando ha celebrato il matrimonio dei cugini Giorgio e Simonetta, o del battesimo qualche anno fa del piccolo Giorgio. 3 anni fa, a parlarci da questo nostro altare che gli abbiamo dedicato con il solito estro incisivo e con la maestria che il fascino dei contenuti e degli insegnamenti pastorali lui sapeva donare, con la solita e naturale versatilità che lo portava ad affrontare con naturalezza 1000 argomenti diversi, ma sempre legandoli tra loro. Come dimenticare poi, soprattutto negli ultimi
negli anni il suo avvicinamento anche al talento rock dei suoi nipoti, che tanto lui gradiva. Don Paolo, fratelli cari, rimarrà con affetto nella nostra memoria e nei nostri cuori, sono certo, dei tanti che hanno avuto modo di apprezzarlo, anche come professore di latino e di letteratura e di teologia morale nel nostro vecchio seminario vescovile, dove ha insegnato e formato tanti sacerdoti, alcuni qui presenti, tra i quali alcuni diventati anche vescovi, come padre spirituale, il punto di riferimento di tanti giovani della diocesi. Don Paolo, fratelli cari, ci ha insegnato che più forte di tutte le strutture, dei muri e di tutti i fatalismi, c'è l'anima dell'uomo e il suo potere di immaginazione, la sua capacità di sognare, di continuare a far vivere lo spirito di utopia, quello spirito che sorprende sempre. E proprio su questo altare, fratelli cari, che 10 anni fa abbiamo voluto dedicare per ricordare la sua creazione a cardinale, noi oggi con viva fede celebriamo il memoriale di Gesù morto e risorto per la nostra salvezza. Per tutti noi il cardinale Paolo resterà veramente un bel esempio di amore e di servizio alla Chiesa, e gli chiediamo di aiutarci a vivere sempre con gioia e con responsabilità generosa la nostra appartenenza a questa comunità parrocchiale. Come potete vedere, fratelli cari, oggi i celebranti indossano i paramenti di colore rosso, come rossi sono i fiori che ornano la nostra chiesa, la nostra bella chiesa parrocchiale. Rosso è il colore previsto per le esequie dei cardinali e del Papa. Richiama il rosso della porpora, che rimanda al sangue dei martiri che non hanno esitato a dare la loro vita per il Signore. Il cardinale Paolo ci è stato di esempio anche in questo, perché chi lo ha conosciuto bene sa con quanta dedizione e quanta generosità ha amato il Signore. Questo Gesù in cui lui ha creduto, sperato e amato, e che ora lo accoglie come servo buono e fedele, sempre fedele al suo motto episcopale, esto vigilant, come ha ricordato il Papa Francesco in questi giorni, scrivendo una lettera indirizzata ai suoi cari familiari. Riferendosi a Don Paolo, ha detto: è stato un servo buono e vigilante, cristiano, sacerdote, vescovo, sempre con la lucerna accesa per andare incontro al Signore. Il suo stemma e il suo motto sono scolpiti proprio qui, al lato del nostro altare, e ricorderanno sempre questo suo invito ad essere vigilanti nel Signore, a tenere accesa la nostra lucerna. Grazie, signor cardinale, per esserci sempre stato vicino, per aver amato questa piccola porzione di chiesa che ti ha visto nascere e crescere nella fede, che i tuoi genitori ti hanno comunicato. Grazie, perché ne sono certo, anche dal cielo ci sarai vicino. Che il buon pastore ti avvolga nella sua luce, perché sei stato un buon pastore, attento e premuroso, donando a tutti la dolcezza del tuo sorriso. Sit tibi terra leis, che la terra ti sia lieve, caro cardinale. Sia lodato Gesù Cristo.